Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG a colloquio con il sociologo Claudio Melchior. Dalla regione disponibilità ad un progetto di rilancio per il sistema cooperativo. Buone pratiche cooperative per gestire il passaggio generazionale in azienda. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Foenis nasce questo nome, proprio ci sta la parola, da un rione nel comune di Cordenonse che nel suo passato ha dato il nome a varie associazioni di cui anche io ho fatto parte, di un club, di un'associazione di pesca sportiva Foenis, che era presidente allora mio padre. Quindi quando abbiamo deciso io e mia moglie Daniela di dare luogo a questa cooperativa abbiamo pensato a questo nome e soprattutto la cooperativa vuole dare un input allora e continuerà adesso all'assistenza alle persone non solo anziani, alle persone che possono avere un aiuto da un punto di vista sociale. Quindi non solo un'assistenza diretta anche a domicilio degli anziani, ma nella storia della cooperativa abbiamo iniziato con questa attività domiciliare agli anziani sì, ma anche con i centri estivi per i bambini, per i ragazzi, con un grande successo. Poi la mia idea era quella di dar luogo a questo tipo di struttura per formare una famiglia allargata. Infatti la Casa Famiglia è un'associazione, si può dire, di persone che devono fare gruppo, devono fare famiglia. Quindi anche le attività della giornata e tali e quali quelle che avviene in qualsiasi famiglia. Devono essere gestite, gli alimenti vengono cotti, i pasti vengono fatti qui, non sono a porto, proprio per la partecipazione. Il menù elaborato è un menù adeguato alle esigenze loro, anche dal punto di vista patologico, ne sono medico, quindi abbiamo fatto questo menù che viene discusso sempre con la famiglia. Abbiamo dato luogo a questo tipo di struttura, iniziato 4 anni fa con la prima casa, Casa Cledia, a Pordenone, dove sono residenti 8 anziani e 3 anni fa abbiamo dato luogo a questo tipo di strutture dove ci sono 10 persone. Questo è quanto diciamo la tipologia dell'utente. Sono autosufficienti, il personale sono qualificati, ogni struttura ha un referente che li seguono nella tipologia anche delle attività quotidiane, sono sempre diverse. Partecipano a tutte le nostre iniziative e ci tengo a sottolineare anche facciamo le riunioni, che le chiamo riunioni di condominio, quando c'è qualcosa che non va ci riuniamo con loro e ne discutiamo. E loro partecipano, dicono anche le loro esperienze, le loro necessità e dopo cerchiamo, specialmente da un punto di vista alimentare, nel costruire questo menù che va benissimo per tutti. La sfida è quella di ripartire dopo quanto accaduto in questi 3 mesi, con un piano di rilancio della cooperazione in Friuli Venezia Giulia, la cui prima base di partenza potrebbe essere una vostra proposta progettuale.
Lo ha detto a Trieste il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fegriga, nel corso dell'intervento con i rappresentanti regionali dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, al quale ha partecipato anche l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Come ha spiegato Fegriga, nel corso di questa crisi la regione ha dovuto da una parte tamponare le falle economiche create dalla pandemia, dall'altra pensare alla ripartenza facendo squadra con il territorio e puntando su forme virtuose di collaborazione tra le istituzioni e il privato. Per questo, ha sottolineato il governatore, avendo l'ambizione di strutturare il futuro, non bisogna limitarsi esclusivamente all'aspetto economico, ma ipotizzare anche interventi di tipo legislativo che possono accompagnare una nuova idea di sviluppo del mondo cooperativo in Friuli Venezia Giulia, pensando anche al coinvolgimento degli enti locali attraverso l'ANCI regionale. Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Bini, il quale ha rimarcato come proprio la partecipazione e la condivisione rappresentino un passaggio fondamentale per individuare degli strumenti efficaci mirati a supportare le realtà economiche. Una strategia, ha detto, che abbiamo già adottato per Rilancia Impresa e che riproporremo anche per i prossimi interventi. Dopo un duplice intervento di ristrutturazione che a fine dello scorso anno ha coinvolto la parte esterna e a inizio del 2020 quella interna, il punto vendita di San Giovanni di Coop Casarsa, in piazzale Bernini, ha aggiunto un ulteriore servizio per la propria clientela. E non solo, visto che è il primo supermercato del gruppo a ospitare un punto di ritiro Amazon, la nota azienda di vendite online. L'Amazon Hub, totalmente digitalizzato, è posto all'esterno del punto vendita, che durante la fase del lockdown ha svolto un fondamentale servizio per la comunità con la vendita di beni di prima necessità. Il restyling, ci spiega Mauro Praturlon, presidente di Coop Casarsa, ha visto investimenti per oltre 200.000 euro per un assortimento ampliato nei prodotti all'interno, con nuovi scaffali e zone tematiche maggiormente accessibili. Una nuova illuminazione dai bassi consumi energetici e all'esterno una nuova entrata principale e una serie di fotografie a colori dedicate alle bellezze del territorio regionale, nonché una gigantografia di un'emozionante foto in bianco e nero del maestro Elio Ciol. Le persone sono assistite 24 ore su 24, c'è una figura molto importante che è la figura residenziale di una persona che dorme all'alloggio qui, mangia qui, ha un contratto full che deve accudire alla cucina, all'assistenza, supportato poi da altre persone per le pulizie, per le attività ed altro, quindi non sono mai soli in ogni situazione. Le porte sono aperte, i familiari possono venire come e quando vogliono, naturalmente non nelle ore critiche della mattinata o delle ore di pranzo, partecipano alle varie feste di compleanni o altro ed è una famiglia allargata. Vediamo la partecipazione di familiari che non è da poco conto, che magari a casa per motivi di lavoro erano presenti o non presenti, ma qui sono molto molto presenti. È un piacere vederli assieme, discutere e fanno quadrato anche con gli altri familiari e si organizzano anche degli eventi importanti. Casa Famiglia Lucia, come le nostre altre strutture nel Pordenonese e in Veneto, in provincia di Belluno, dove abbiamo Casa Serena e a Pordenone abbiamo Casa Clelia, la vita si svolge come in una quotidiana famiglia, quindi una giornata normalissima in cui ci si alza, si fa colazione insieme, si riordina la stanza e poi ci si dedica a diverse attività quotidiane. Le attività quotidiane le abbiamo studiate attraverso diversi progetti che abbiamo attuato sul territorio, quindi collaboriamo con il distretto sanitario e con i fisioterapisti per un progetto di attività motoria qui a Casa Lucia. Abbiamo diverse attività di tipo creativo, insomma. Abbiamo le tirocinanti che ci fornisce la regione, che stanno con gli ospiti e li guidano appunto in queste attività quotidiane. Dopodiché si mangia insieme, gli ospiti collaborano nella preparazione della tavola, nella spreparazione della tavola, quindi come se fossero a casa propria. E dopo la giornata si esaurisce nella sua normalità, insomma, quindi anche la cena, eccetera. Nelle nostre strutture funziona anche un servizio di centro diurno per qualche ospite semi-residenziale, quindi persone che vengono a trascorrere la giornata con noi e poi vengono ripresi dai familiari e portati a casa.
La nostra proposta funziona perché l'anziano nelle nostre strutture non è solo, è in compagnia e ha l'assistenza giusta, calibrata sulle sue esigenze, con personale qualificato che è sempre a disposizione, quindi evita soprattutto l'isolamento sociale che vivrebbe in casa propria. Un'alternativa alla solitudine, un'alternativa alla perdita anche della socialità nel proprio ambiente, e questo lo facciamo in tutte le nostre strutture. Salve a tutti, è necessario in questa fase vincere la rabbia, la frustrazione, la tendenza all'isolamento per crearci una nuova resilienza. Qual è il ruolo della cooperazione proprio in questa fase? Ne parliamo con il sociologo Claudio Melchior dell'Università di Udine. Professore Melchior, la pandemia ci ha fatto scoprire molti segni di solidarietà, ma anche di egoismo e isolamento. Quali di questi comportamenti secondo lei uscirà vincente nel breve o lungo periodo, quindi essendo magari pessimisti o ottimisti? Beh, il futuro non si può conoscere, per cui lo vedremo. Diciamo che di solito in queste situazioni, quando c'è una situazione di crisi, a volte nei momenti iniziali prevalgono gli atteggiamenti aggressivi e competitivi. A medio termine tendenzialmente questo per fortuna di solito non avviene. Dipende anche da come vogliamo cercare di reagire a questa situazione, ovvero se noi vogliamo cercare di ridurre i danni sociali e i costi sociali che in generale questa situazione sicuramente ha creato, l'unica possibilità sono gli atteggiamenti cooperativi, perché gli atteggiamenti individualistici, gli atteggiamenti, come dire, solipsistici, mi occupo solo di me stesso, mi isolo nel mio castello, ammesso che ce l'abbia, è un qualche cosa che non porta a granché da un punto di vista evolutivo. E io lo dico non per una scelta politica, non perché sto parlando, come dire, di essere da una parte o dall'altra, ma si chiama proprio evoluzione naturale, selezione naturale. Le specie cooperative che cooperano tra loro, che sono in qualche modo solidali, che fanno gruppo, alla fine sopravvivono nella selezione naturale. Le specie aggressive possono avere un breve successo in una fase, ma poi sono destinate a perire. Quindi io mi auguro che perlomeno a medio termine prevalgano le spinte cooperative. Queste settimane per battere il virus abbiamo ripreso a fare comunità e a rispettare le regole. Può rappresentare questo un nuovo spazio ideale per dare proprio valore alla cooperazione? Beh, il fatto di fare comunità laddove è stato possibile sicuramente sì. Sull'aspetto delle regole è più difficile dal mio punto di vista rispondere. Socrate si uccise anche se riteneva che la sentenza che l'aveva condannato a morte fosse sbagliata. Era un modo per affermare l'importanza delle leggi della polis ateniese. Però io, come dire, a 2500 anni di distanza mi domando se quella era la soluzione migliore per risolvere il problema. Uscendo dallo scherzo, sì, credo che gli atteggiamenti di comunità, come dicevo poi nella domanda precedente, siano quelli che ci possono portare a uscire il meno male possibile, perché non si può dire bene da questa situazione, a uscire il meno male possibile. Questo vale sia nel rapporto tra persone, quindi come noi ci gestiamo rispetto agli altri nel nostro contesto, e vale, se vogliamo, ancora di più a livello politico, per esempio a livello di nazioni. Riflettiamo all'Europa e alla sua coesione. Ecco, quella, se ci fosse, sicuramente aiuterebbe tutti a uscirne meglio. Se non ci sarà, questo creerà dei danni molto più forti. Nel periodo, diciamo, di chiusura, molti di noi, e forse anche dopo, hanno vissuto sentimenti di rabbia, chiusura, isolamento, frustrazione. Ecco, però probabilmente c'è bisogno di una nuova resilienza per passare alle nuove fasi. Quali anticorpi, da un sociologo, dobbiamo coltivare per uscirne meno male, come dice lei? Beh, proprio la capacità di essere resilienti. Resilienza è una parola un po' strana, no? Che viene dalla psicologia, però significa la capacità di riorganizzarsi dopo un lutto e dopo un trauma. Quindi credo che questo è un'altra delle chiavi. Abbiamo detto più volte
che è importante l'atteggiamento solidale, che è importante l'atteggiamento di comunità, e dobbiamo recuperarlo e tenercelo stretto, perché è quello che ci permetterà di uscire meglio da questa situazione. Però è anche importante avere la consapevolezza del fatto che serve in qualche modo riorganizzarsi. Se l'ambiente cambia, per continuare a essere adeguati all'ambiente, ne parlo sempre in termini di evoluzione naturale, bisogna cambiare. E quindi cerchiamo di elaborare il lutto, cerchiamo di elaborare la difficoltà che c'è a trovarsi di fronte a una situazione differente. Sicuramente il futuro avrà delle difficoltà forti da affrontare. Bene, cerchiamo di esserne consapevoli e partiamo da qui, cioè non andiamo a rimuovere il problema, affrontiamolo. Il mondo è cambiato, almeno in una certa parte è cambiato, cerchiamo di prenderne atto e di riorganizzare noi stessi per cercare di far fronte. Le dico una cosa finale molto semplice: noi abbiamo qui in regione un tessuto di piccole e medie imprese molto vasto. Per una piccola impresa, come dire, reggere a questa situazione non è facile, perché probabilmente non ha accumulato molto, però le piccole imprese hanno la capacità di poter cambiare in una maniera molto veloce, e chi di loro riuscirà a cogliere l'attimo di questa situazione e riorganizzarsi, andare in un'altra direzione, beh, per assurdo potrebbe uscirne più ricca e produttiva di quanto fosse prima della crisi. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa nasce alla fine del 2013, è operativa dall'inizio 2014, è una cooperativa che in questo momento ha 22 abitazioni, che gestisce per conto dei soci che le hanno conferite all'albergo diffuso, e ha 84 posti letto. Queste abitazioni, salvo un paio di eccezioni, sono tutte nel centro storico del paese, sono tutte abitazioni che sono state ristrutturate da abitazioni vecchie, quasi tutte di sasso. E sono state ristrutturate cercando di mantenere ovviamente quelle che sono le peculiarità della zona, cercando di dare però anche nello stesso tempo un comfort, che è quello che viene richiesto dai turisti che in questo momento utilizzano le abitazioni, e sono tutte abitazioni che sono in paese. Questo ci consente di poterle gestire al meglio. La reception, come vedete, è in questo splendido posto, è una cosa di cui siamo orgogliosi, perché è un vecchio palazzo, il vecchio palazzo Mocenigo Centi. È un vecchio palazzo di cui tutta la valle è orgogliosa, perché è un pezzo sicuramente architettonicamente valido. Da questa reception quindi possiamo dare, il turista si presenta dopo che ha fatto la prenotazione online, anche attraverso i vari siti, perché noi siamo presenti su Booking ma anche su altri vari siti. Si presenta qui, ritira le chiavi e in questo momento diventa padrone di un'abitazione. Un'abitazione a tutti gli effetti che è integrata con il paese. E noi gli diamo dei servizi che sono quelli che normalmente vengono dati dagli alberghi, perché gli diamo la pulizia, gli diamo la biancheria, gli diamo l'assistenza. Qualcuno ci chiede di prenotargli magari la cena, qualcuno ci chiede le informazioni e noi diamo le informazioni di quello che offre il paese.
La Marmi Marangon di FMB Società Cooperativa è nata nel 2013 dopo l'acquisizione del ramo di azienda della precedente ditta, che era una società a responsabilità limitata, dopo che il titolare è andato in pensione. Noi siamo tutti ragazzi che lavoravamo già qua in precedenza e ci è stata data questa opportunità di portare avanti la ditta che era in essere già da una trentina d'anni, acquisendola e trasformandola in una società cooperativa. Questo passaggio alla forma di società cooperativa è stato importante per valorizzare il lavoro fatto in precedenza, portare avanti la clientela che avevamo prima e portare avanti soprattutto l'occupazione di tutti i dipendenti che erano già impiegati nella forma di società a responsabilità limitata. Siamo fortunati perché in questo paese ci sono tante belle cose da fare in estate, ci sono cose per famiglia, ci sono cose per sportivi, per amanti della natura, quindi abbiamo il trenino della Valcellina, che è una cosa che viene quasi presa d'assalto d'estate, e abbiamo la possibilità di andare a vedere la zona della vecchia strada, dove c'è la possibilità di percorrere questo splendido percorso, viene dato il casco, viene gestito dal parco, nel parco delle Dolomiti Friulane. E poi quando sei all'interno potresti anche fare il ponte tibetano, che è una cosa che c'è da 2-3 anni, che è un bellissimo ponte da cui si può godere il panorama del fondo del canyon. Poi ovviamente tutte le manifestazioni estive, che sono tantissime, cominciano con la motonautica, ovviamente che è una roba a livello mondiale, ci sono i campionati mondiali, e poi durante l'estate ci sono tutte le varie manifestazioni che vengono organizzate dalla Proloco. E faccio un esempio, la sera di San Giovanni c'è la sera delle erbe magiche, molto conosciuta in zona, partecipano migliaia di persone, c'è questa serata in cui si racconta la storia e della notte di San Giovanni, c'è cioè tutta una tradizione, viene fatta anche in altri posti del Friuli. E poi si arriva alle varie manifestazioni più o meno sportive o folcloristiche, c'è il festival per esempio di Aviano, che una serata la fa qui, in queste zone qui. Poi c'è i vari mercatini, il mercatino delle erbe, il mercatino dell'antiquariato, il fondin. Alla fine concludiamo con i fuochi d'artificio sul lago, che è una manifestazione splendida perché i fuochi vengono fatti proprio a filo del lago con degli effetti di riflesso sull'acqua che sono magnifici. E poi abbiamo manifestazioni culturali, per cui per esempio qui è nato il premio Giuseppe Malattia della Vallata, che è molto conosciuto, e una sua costola che è il premio Giuseppe Cavallini, che poi è stato istituito a Vittorio Sgarbi e che adesso viene fatto per questioni logistiche a Pordenone. Ma quindi abbiamo la fortuna di avere tutte queste manifestazioni, la fortuna di avere il panorama che vedete, che è molto bello, il lago. D'estate il clima è piacevole perché durante il giorno c'è caldo e la sera c'è quel giusto fresco, e poi appunto abbiamo questa possibilità di dare queste abitazioni in cui la gente si sente a proprio agio, perché uno, soprattutto chi ha famiglia, chi ha bambini, arriva in un'abitazione, si sistema, si dà i propri tempi, si dà le proprie scadenze, non ha l'assillo di dover andare magari come nell'hotel a pranzo e a cena, ma è libero e gode di questa libertà inserito nel paese. Abbiamo anche 4 abitazioni vicino a Piancavallo, che sono di proprietà del comune, che è uno dei soci della cooperativa, e queste sono a metà strada tra Barcis e Piancavallo, in una zona splendida, in una zona delle Malga Valli. Noi siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, penso che lo siano anche i soci. Vi dico solo 2 cose. Nel 2014 siamo partiti con qualche esitazione e qualche dubbio, abbiamo comunque avuto 3.700 presenze come albergo diffuso, il 2017 sono state 5.500, sicuramente quest'anno saranno di più. I nostri soci sono contenti, alcuni pur non avendo più il vincolo per rimanere nella cooperativa hanno deciso di rimanere perché questa cooperativa funziona ed è remunerativa per chi ci lavora.